l'ultima tappa del Cammino del Mincio inizia da Bagnolo San Vito e, rimanendo sempre sull'argine del fiume, passeremo per Governolo fino ad arrivare alla sua foce. Faremo poi ritorno a Governolo per recuperare le nostre auto. Partiamo puntualmente alle 8:30 da Bagnolo San Vito per questa quarta ed ultima tappa del nostro Cammino del Mincio. Abbandonato il paese, seguendo il canale di bonifica, ci portiamo sull'argine destro del fiume e, seguendo la lenta corrente delle acque, ci incamminiamo in direzione di Governolo. Del giorno prima ha rinvigorito la natura, donando una potente visione della Valle del Mincio, infinita, solitaria oltre che abitata da una infinità di leprotti che fulminei fuggono al nostro passaggio. Anche se sterrato, il fondo è compatto e ci permette di camminare in sicurezza. Dopo 7 km circa incrociamo via Gradaro e, pur costeggiando l'argine, ci troviamo a camminare su una strada asfaltata, ma con scarso traffico. Attraversata la strada provinciale 33, ci troviamo su via Bevilacqua, che ci porta in un chilometro circa al sistema regolatore di Governolo per il controllo del flusso dell'acqua e per il passaggio delle imbarcazioni. A questo punto del cammino abbiamo due possibilità per arrivare alla foce del Mincio: proseguire per via Pobarna e, svoltando a sinistra seguendo le indicazioni della foce, oppure svoltare a sinistra e attraversare le dighe che ci portano sulla sponda sinistra del fiume, proseguendo poi per la strada asfaltata sull'argine. Noi, a causa dell'abbondante pioggia del giorno precedente, abbiamo optato per la seconda opzione, limitando il tratto fangoso a soli 30 metri anziché a un chilometro. Ci fermiamo per una breve sosta alla chiesa di Governolo, che stranamente ha la facciata rivolta verso l'alto argine del Mincio, inconfutabile segno di costruzione precedente al sistema di contenimento del fiume. Preso il cammino, immediatamente ci fermiamo nella corte privata della famiglia Mazzocchi per osservare la lapide posta a ricordo dell'incontro avvenuto nel 452 tra Papa Leone Magno e Attila, il capo degli Unni, convincendolo, armato solo della croce papale, a non marciare su Roma e a ritirarsi oltre il Danubio. Vicinissimi alla foce del Mincio, continuiamo il nostro cammino in direzione Ostiglia. Superiamo la conca di San Leone, manufatto idraulico progettato per controllare il fiume con il Canal Bianco, permettendo la navigazione commerciale nell'ultimo tratto, evitando così l'erosione degli argini. Dall'argine e attraversando il Pioppeto compiamo gli ultimi passi del nostro cammino iniziato da Peschiera più di un mese fa. Superato il Piccolo d'Osso, ecco la foce del Mincio. Abbiamo raggiunto la meta e portato a termine il nostro semplice e personale progetto. Thank you.
alla fine del video ricordati di mettere un like, iscriverti al canale e attivare la campanellina. Solo un attimo per smaltire le emozioni e si riparte. Percorriamo a ritroso il tratto fino a Governolo, dove troveremo le nostre auto per il rientro a casa. Entrando dalla parte vecchia del paese, osserviamo l'antico sistema di chiuse a ridosso dei portici, segno di una fiorente attività commerciale del passato. Prendiamo ancora qualche minuto per un caffè e non possiamo fare a meno di notare le parole di Dante descrivere questo fiume. Ivi convien che tutto quanto caschi, ciò che in grembo a ben accostar non può, e fassi fiume giù per verdi paschi. Tosto che l'acqua a correr mette co, non più benaco, ma mencio si chiama fino a Governol, dove cade in po'.